Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono Ivan, vediamo adesso il Siemens Stormreaper al buio per quanto riguarda la retroilluminazione a LED. Dunque il mouse, vediamo adesso nella parte superiore la striscia LED che forma una Z rovesciata, mentre nella parte anteriore abbiamo i due LED, se si riescono a vedere, ecco qui, che sono nella parte frontale appunto del mouse, vicino a dove il cavo parte per il computer. Manca la retroilluminazione LED sullo scroll, quindi risulta un po' più difficile comprendere come è orientato il mouse, comunque la parte posteriore è verso la zona alta della fotocamera, mentre quella inferiore è qui sotto. Il mouse prevede quattro profili di retroilluminazione, sempre spento, sempre acceso, modalità respiro e modalità sparo. La modalità respiro è una modalità di pulsazione lenta, mentre la modalità sparo prevede lo spegnimento dei LED qualora un pulsante venga premuto. Vediamo un attimino quindi le modalità di retroilluminazione. Ovviamente è possibile cambiare l'intensità di retroilluminazione tramite il software. Allora, questa è la modalità sempre accesa, sempre spenta, modalità sparo. Come vedete, come potete sentire, soprattutto nel momento in cui viene cliccato un tasto, i LED si spengono, e modalità pulsazione, o meglio respiro, come è chiamata sui driver. È una pulsazione molto lenta, come potete vedere, soprattutto il periodo acceso è molto lungo. Per quanto riguarda la retroilluminazione di questo prodotto, ben detto tutto, sì, i LED sono configurabili soltanto nel colore bianco, non sono personalizzabili in altri modi. Continuate a seguirci sul nostro portale www.extremeorder.com, sotto aperto lo staff.